Buongiorno, bentrovati a questo nuovo esercizio. Si tratta di modellare questo oggetto, le cui proiezioni ortogonali vediamo raccolte nel disegno. Si tratta di una vista principale col metodo europeo e due sezioni. L'oggetto è abbastanza semplice, si può rappresentare, si può modellare con un parallelepipedo, che è poi questa base con questo spessore, sormontato da un cilindro cavo. Allora, per procedere, solito discorso, apriamo un file di parte dove faremo il modello e un file di disegno dove faremo queste stesse proiezioni del modello mentre lo costruiamo, a mo' di verifica di quello che stiamo facendo. Le unità di misura sono in millimetri. E il foglio è un A4. Allora, nuovo inizio, nuovo e facciamo un IPT in millimetri, un file di parte in millimetri. Poi ancora inizio, nuovo e facciamo un ISO millimetri europeo. Perfetto. Dopodiché dividiamo lo schermo verticalmente e portiamo disegno 1, quindi in due finestre, la terza la eliminiamo, la portiamo sotto, tre, in realtà sono tre, la portiamo sotto il disegno assegnato. In questa maniera qui abbiamo il modello che man mano andiamo a costruire e qui quello che le proiezioni che ricaviamo dal modello che stiamo costruendo. Allora, cominciamo subito a costruire il nostro basamento. Lo facciamo sul piano XY, quindi piano XY. Non è partito però, avvia schizzo. Allora, vediamo. Rettangolo. Ok. Questo lo facciamo orizzontale, mettiamo la perpendicolarità per fissare la figura in maniera che sia un quadrilatero, in realtà ci serve un quadrato, non un rettangolo. Dopodiché andiamo a quotare 120x126, no, è un rettangolo. Allora, c'è più e ci sono i raggi di raccordo, però i raccordi li faremo come feature e non come schizzo. Quindi 120 sull'asse X quota, 120, e sull'asse Y 126, giusto? Sì. 126. Fissata la figura, fissate le dimensioni, due quote necessarie, andiamo a posizionarlo. Io lo metto simmetrico all'origine, per cui allineo con l'origine due punti medi. Ok, fine, era completamente, riapriamolo, ma è completamente vincolato. Fine, questo lo estrudiamo per 20. Potremmo fare anche i fori, e questo direi di sì, di farli i fori. Sono cilindri cavi, quindi tanto vale farli qua. Allora, riapro lo schizzo, 3, 4 cerchi, 1, 2, 3 e 4, sono passanti, quindi non hanno terminazioni particolari, non sono filettati, non c'è niente di niente. Diametro è 12,2. 12,2. Non l'ho scritto. 12. Punto 2. Li facciamo tutti e quattro uguali. Ok, poi li allineiamo 2 a 2, orizzontale e verticale, questo con questo, asse X, e poi allineiamo questo con questo. Questo con questo e andiamo a stabilire la loro posizione. La loro posizione
Allora, l'interasse è 104,97, quindi quotiamo questo da qui a qui, 97. E quotiamo da qui a qui 104. Dopodiché dobbiamo andarli a mettere in simmetria. Allora, per metterli in simmetria facciamo una cosa abbastanza semplice. Io normalmente non sto a fare tanti calcoli. Metto questa quota qui e questa è una quota che lui accetta come quota effettiva. Poi, dopodiché, metto anche questa quota qui, la prima simmetria sto facendo. E leggo che mi dice: guarda, non ci serve, è un'ausiliaria. Ok, l'accettiamo come ausiliaria. Dopodiché li guardo un attimo e dico che se metto 18 su quella effettiva, quella ausiliaria non va a posto. Allora, 18, bisogna renderle uguali. Allora, per renderle uguali, 126, 104, ma io qui ho sbagliato una quota perché 190 qui è 104, quindi non sarà 18. Scusate, mi sono accorto en passant. Allora, 18 e 4, 22, qui basta metterci 11. Sembrava strano quei numeri. Poi due quote ancora necessarie. Da qualcosa non mi quadra, comunque mettiamo a posto anche qui. Teniamocela. Va bene. Accetta. 17 più 5, 22, 23, 13 e mezzo, 9 e 5, 13 e 5, 11 e 5. Undici e cinque, 104, 11 e 5, 97, 11 e 5, però mi dice una quota necessaria. Allora, vediamo il perché. Cos'è? Ah, ecco, lì manca un allineamento. Questo si può spostare così, vuol dire che non ha letto questo allineamento qui, l'allineamento questo con questo vincolo di schizzo già esistente, e questo non è proprio il massimo, perché sta facendo, qui c'è un punto, rifacciamola, mi si è preso qualche cosa di strano. Allora, uguale questo a questo, allinea questo, due quote mancano, esatto, a questo e allinea completamente vincolato, fine, estrudiamo, avevamo detto di 20. Lo faccio verso l'alto. Il basamento, ho l'impressione che non abbia letto l'estrusione. Infatti. Ok, e il basamento è di 20, è fatto. Ripeto, i raccordi sugli spigoli li facciamo come lavorazioni, ma li facciamo, no, io li lascio alla fine normalmente. Facciamo i cilindri cavi all'interno. Allora, mi conviene farlo sulla Il cilindro mi conviene farlo su questo piano, ovviamente, e va in sommatoria. Allora, avvia qui, cerchio i due cilindri, poi i diametri. Allora, il diametro più esterno è 100. 100. Il diametro più interno è 70. 70. Dopodiché concentrici e poi facciamo coincidere due quote, non sono posizionati, facciamoli coincidere con la proiezione del punto centrale. Completamente vincolato, fine. Questi li dobbiamo estrudere per 55. Allora, estrusione.
questa parte qui per 55. E diamo l'ok. E poco c'è rimasto da fare, sicuramente c'è ancora questo foro da fare, gli smussi e i raccordi. Allora, qui c'è tutto un raccordo da 6, in più ci sono dei raccordi di cui non vedo la quota. Vediamo se c'è scritto qualcosa nel cartiglio. No, qui mancano delle quote, manca una quota, quindi la mettiamo a posto subito, che sono le quote di questi raggi di raccordo qui. Allora andiamo qua dentro, annotazione quota, tra l'altro c'è raggio 11 perché c'ha, è leggermente inclinata, direi di no, quindi direi che, perché non capisco perché vedo la doppia. Ah, perché è smussato, non era accordato. È smussato, perfetto. Erano 0,5 per 45, quindi questo raccordo fuori dai piedi. No, però quel raccordo c'è. Cioè il raccordo è lo smusso. Allora, facciamo il raccordo da 11 e poi facciamo lo smusso 0,5 per 45. Allora, raccordo, lavorazione esterna, 11. E prendiamo questo spigolo, questo spigolo, questo spigolo e questo spigolo e diamo l'ok. Poi facciamo tutto lo smussetto da 0,5 per 45. Allora, qui sotto c'è lo smusso, anche qui a fianco 0,5 spigoli, questo e ci siamo, spigoli uguali. E questa qui, ok, la distanza, le due distanze sono 0,5, l'angolo è 45, applica, annulla. Poi potremmo anche salvarlo e fare la proiezione ortogonale, però fino adesso 0,5, 12, queste le abbiamo usate tutte, queste mi sembra che le abbiamo già usate tutte, anzi ne abbiamo messa una che non c'era. Manca il raccordo da 6 qui. Raccordo, finché si può, che posso portare avanti l'esercizio senza dover fare le proiezioni, lo faccio. Poi le proiezioni comunque le faccio per controllare tutto. Questo da 6 l'ho messo, qui c'è uno smusso 6 per 50 e il foro da fare. Facciamo prima lo smusso così chiudiamo il discorso. 6 per 50, smusso. Abbiamo distanza ed angolo, due distanze, distanza ed angolo, la distanza è 6 e adesso l'angolo è 50 e lo dobbiamo fare sullo spigolo esterno. Spero di azzeccarci, intanto lo facciamo. 6 per 50, spigoli, faccia. Ok, 6 per 50 e diamogli l'ok. Poi andiamo a vedere se è corretto, se non potrei non averci preso. 6 per 50. Facciamo anche il foro. È assial simmetrico, per cui dove lo faccio lo faccio. Poi saranno le proiezioni. Se per ottenere la proiezione magari devo girare l'oggetto. Allora, a occhio e croce sta su questo lato, sul piano XZ. Anche qui non ci giuro. E allora io apro il piano XZ, lo rendo visibile, poi faccio uno schizzo su questo piano, taglio e faccio il mio cerchio. Cerchio che ha diametro 8,5 e si trova a 20 dalla sommità. E chiaramente si troverà in asse, questo lo deduco da questa proiezione qui, sull'altro piano, cioè sul piano ZY. Quindi cominciamo, quota 20, no scusate, 8,5, 8,5, a 20 dall'asse, dalla sommità, al punto centrale, da questo spigolo,
20. Vedete che lo spigolo l'ho preso andando direttamente a cercarlo, poi dopo lui me l'ha chiaramente proiettato per poter mettere la quota. E poi cos'altro? La posizione si trova sull'asse Z, quindi questo punto si trova sull'asse Z, completamente vincolato, fine, estrudi. Facciamo nell'altra direzione, abbiamo detto che lo mettevamo di là, a tagliare ed è tutto. C'è una distanza, possiamo anche tenerci la distanza, facciamo una cosa, esageriamo, eccolo qua. Ci teniamo questa distanza che serve poco, però tutto che si faceva così, si fa così e lo fa tutto. C'è una superficie curva di intersezione, sì, ok, lo fa tutto. Il pezzo dovrebbe essere finito. Quindi imposta questa qui, è come l'abbiamo modellato come sistema di riferimento, imposta vista corrente come adatta alla vista. Il piano lo spegniamo, salviamo l'oggetto. Me lo manipolo un attimo, me lo ruoto in mano per vedere che sia tutto corretto. Mi sembra proprio di sì. Torniamo alla vista, salviamo l'oggetto, file salva col nome, esercizio d'esame, eccolo qua, filmato. E adesso qui andiamo a fare le nostre proiezioni ortogonali. Allora, ringrandisco un attimo questa finestra, avete visto come l'ho presa a metà, anche facciamo anche così, va, per vederci meglio, tanto qui ormai ho finito di lavorare. Allora, base, non è questa, non sta lì il foro, avete visto che il foro me lo presenta di qua, quindi io ti faccio fare una prima rotazione, una seconda rotazione e poi lo metto in questa posizione in maniera che il foro stia qui. Allora, la scala è 1 a 2. La scala è 1 a 2, ci siamo. E non do l'ok perché non posso fare le altre viste in quanto sono al massimo, posso spostare un attimo perché le altre viste sono sezioni. Poi vado a fare le mie due sezioni. Allora, prendo questa vista. Non ho ancora messo gli assi, ma vedete che in ogni caso lo trovo. Do l'ok e proietto. E direi che la geometria mi sembra tanto uguale, così a occhio. Poi andremo a fare le verifiche con le quote e qui lo stesso faccio l'altra sezione. Sempre di questa vista, se prendendo quest'altro asse di simmetria, ok, e la metto qua. Aspettate un attimo perché qui ho fatto qualcosa, sì, non ho preso quell'asse di simmetria, quindi facciamo un bel annulla. L'ho fatta in simmetria dei fori, quindi prima di farlo devo mettere queste. E già che ci sono, le metto questi assi, li metto tutti. Ok, metto anche questo asse. Tanto poi prima o poi li devo fare. Normalmente li faccio dopo quando faccio le quote, ma adesso mi servivano questi. Metto questi, li metto qui. Qui ci penso dopo. Facciamo la sezione, stessa sezione che c'è. Sezione questa vista. Qui, continua, eccola qua, anche questa mi sembra tanto uguale. Qui c'è uno smussettino che forse non ho fatto, andiamo a vedere, però eccolo che c'era lo smussettino e vi dirò di più. 0,5 x 45 che io ho fatto tutto intorno stava sui fori, mentre mi sa che mi sono bellamente dimenticato
lo smusso in base, proprio non c'è la quota. Smusso che peraltro si vede che c'è, eccolo qua. Quindi qui c'è un errore, ma qui ce ne sono due. Beh, piano piano, andiamo, cominciamo a sistemare. Gli smussi dei fori sono 0,5x45. E questi li vado a fare così metto a posto subito questa figura. Allora, qui smusso. Punto 5, questo, e sono 1, 2, è già andata, è già, no, ancora no, 3, 4, e diamo applica a nulla. Qui andiamo a farla rigenerare e la figura vedete che è andata a posto. Eccoli qua gli smussi che sono comparsi. Adesso mettiamo a posto, tanto che vedo qui, mettiamo BB, questo lo spostiamo un po' verso il basso, questo lo apriamo e tiriamo via la scala. Questo le norme non la vogliono la scala, tutto, il disegno è sempre fatto tutto nella stessa scala, a meno che non siano viste particolari, cose un po' particolari che però per il momento diciamo non in questo caso. E adesso qui manca un altro smusso, manca da correggere questo smusso qui. Non so se è 0,5x45 perché qui in realtà non si vede, no, qui non si vede, però si vede qui e lo quotiamo qui. Allora, lo quotiamo alla maniera di Inventor. Eccolo qua, è 1x45. Quindi questa lavorazione qui. Questa lavorazione qui la modifichiamo, modifica la lavorazione e gli diciamo che è 1 per sempre 45 gradi. A questo punto abbiamo messo a posto quello che c'era da mettere a posto, compreso il file dei dati a cui mancava anche questa quota, oltre che questa. Mettiamo le dimensioni. E verifichiamo che effettivamente adesso l'aspetto è lo stesso, ci sono i raggi d'arrotondamento anche qui vedete, mettiamo le dimensioni e vediamo se c'è tutto, anche qua sopra è tutto uguale, eccolo qua, mettiamo le dimensioni e visto che siamo qui partiamo dalla vista in sezione BB. Allora, finiamo di mettere gli assi. 1, 2, fatto qualche pasticcio, annotazione assi. 1, 2, 1, 2, è simmetrico, quindi mettiamo anche che nella proiezione fornita non c'è, mettiamo anche l'asse di simmetria. C'è anche questo rialzino dovuto all'effetto del raggio di raccordo. Mettiamo le quote. Allora, da qui a qui 20. Cambiamo subito in gestione lo stile, gli zeri finali. Eliminati, eliminati, salva e chiudi. 20. Mettiamo lo smusso alla maniera di Inventor. È solo un controllo. 1x45 gradi, perfetto. Il diametro. E 2, anche qui ci siamo. L'ultimo smussettino che c'è all'imbocco dei fori, sempre alla maniera di Inventor. Abbiamo fretta. 0,5x45, 0,5x45, 12. Questa sezione è identica sia come forma sia come dati numerici. Questo 0,5x45 che va sul cartiglio non è bello per niente. Allora vediamo se riesco, perfetto, a metterlo a posto. Facciamo la vista principale.
la vista principale, mettiamo esattamente le stesse quote. Allora, cominciamo dal raggio 11. Ed è il raggio 11, i due diametri 70, mettiamo di qua esattamente come ha fatto il nostro modello, 100, e lo mettiamo di qua, perfetto. Mettiamo le quattro quote che sono presenti, quindi quota da qui a qui, 126, perfetto. Da qui a qui, 104, perfetto. Sotto, da qui a qui, 120, qui facciamo un lavoro di sistemazione, 120 forse un altro po', e poi da quota da qui a qui, ma ho preso l'angolo perché non le ho beccate giuste, da qui a qui. I punti sono pericolosi, da prendere, ovviamente prendere gli assi è sempre meglio. Comunque vabbè, l'ho presa, cioè, 97-120. Allora, 97-120, 170, 170, 126, 104, raggio 11. Esattamente la stessa roba, lo stesso pezzo. Andiamo sull'ultima vista, mettiamo gli assi. Due assi, questo è il primo. No, non c'è simmetria su questo asse perché manca il foro negativo, via. Quindi di là è sbagliato. In realtà c'è la simmetria sul cilindro e sulla base, però boh, qui va un po' a sentimento. Se ce lo volete ce la mettete, se non volete non ce la mettete. C'è una parte simmetrica e una parte no. In realtà non andrebbe messa. Ecco, basta. 1 e 2 via la scala, perché non è tutto il pezzo simmetrico, e indicargli che è solo una parte che è simmetrica, come si fa? Non c'è possibilità, non c'è. Allora, 55, non prendete i punti, prendete sempre i segmenti, e ci siamo. Poi qui c'è il raggio 6, è dato, vuota raggio 6, perfetto. Poi c'è questo diametro e la posizione e lo smusso e l'angolo. Facciamo lo smusso, che non sono tanto, spero di averci preso. Infatti è 7,15 perché ho sbagliato l'angolo. Vabbè, finiamolo, poi tanto si aggiorna da solo quando lo mettiamo a posto. 7,15 e questo angolo tra questo e questo. L'angolo tra questo e questo, eccolo qua, è 40. Allora andiamo nel nostro oggetto, mettiamo anche la quota 8, 5 e 20, così questo è finito. Quando mettiamo a posto il modello, poi si mette a posto tutto. Da qui a qui è 20 e questo era a posto, da qui è a posto, a qui è 8 e 5, anche questo è a posto. Andiamo a vedere l'ultimo smusso, cioè lo smusso su in alto, che è lo smusso 2, modifica lavorazione. Allora io lascio quel 6 e metto 40, vediamo se ci prendo. 50,503. Allora, no. Vabbè, l'angolo ci sono. Modifica lavorazione. Allora, è questo, distanza e angolo. Solo che è talmente piccolo che io non riesco a vedere qual è la distanza e qual è l'angolo. Forse la distanza è quella lì, è 6, e l'angolo è questo angolo interno, che dovrebbe essere 50.
l'angolo che c'è fra lo smusso e la prosecuzione. Però non ho capito perché me l'ha messa sbagliata. Forse perché ho cliccato sbagliato io. Annulla. Allora, questo smusso lo distruggiamo e rifacciamo la lavorazione. Dovrebbe essere questa. La faccia è questa, lo spigolo è questo, quindi il là va di, eccolo qua, e l'angolo è. Cambiamo faccia e spigolo. Vedete la simbologia, eh? Annulla, rifaccio. La faccia è questa e lo spigolo è questo. E qui con la simbologia ci siamo perché devo scendere di 6. 6. E devo andare con un angolo di 50. Vediamo, applica. Annulla. Andiamo di qua. Si è perso un po' di quote perché è chiaro che è cambiato lo spigolo, quindi questa la tiriamo via. Rimettiamo le due quote, vediamo se sono giuste. Quota è questa, è 6 e questo angolo posso assicurare che è 50. Quindi attenzione, fatevi aiutare dalle freccette e trovate correttamente la superficie. Ok. Pezzo terminato, questa A la spostiamo, pezzo terminato, modello solido terminato, è esattamente identica la proiezione che ricaviamo dal nostro modello solido a quella che è stata fornita, anzi con l'esercizio abbiamo messo a posto due cose qui che sono questo raggetto 11 che non c'era e questo smusso che non c'era. Bene, ho rifatto questo filmato con Inventor 2024. Fatto anche con il sistema nuovo delle tre viste e con la proiezione ortogonale, credo che anche qui abbiate imparato qualche cosa. Se questo è successo, mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti. Bene, anche con questo filmato ho terminato. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato.